Bene gente, nuovo video, sono al picco terrestre, ho appena affrontato con molta facilità il boss alle mie spalle, adesso non mi resta che proseguire da questa parte. Prima però, visto che comunque il boss mi ha lasciato non mi viene in mente come si chiama, quell'oggetto che serve per sciogliere le statue, è il ramo profumato del passato, qualcosa del genere. Anzi, esatto, sì, il ramo profumato del passato, giusto? Allora, io mi ricordo che quando avevo visitato, quando ero stato ai boschi ombrosi, per la precisione, alle rovine buie, sì, c'era un punto dove era bloccato da una statua e qualche utente aveva scritto più avanti armatura. Adesso io voglio ritornare a quel punto, usarlo per vedere cosa salta fuori. Eccoci di nuovo qua. Questi sono forti. Sono veramente. Ah, è vero che non posso mirarli. Me li ricordavo molto più deboli. Ma molto più deboli. Niente, si prosegue da questa parte. Qua, vabbè, qua c'è la maledizione. Lanciano queste casse maledette. Allora, da questa parte e giù di qua. Ah, sono stato maledetto. Strano però che. Ma che. Come mai faccio così fatica a. Sembravano più facili l'ultima volta che ero sto qua, ma ero tipo 10 livelli in meno. Ok, qua il tipo è andato. Ok, allora era, se non ricordo male, da questa parte. Usiamolo. Adesso la scritta non c'è chiaramente perché. M'attacca o. M'attacca. Me li ricordavo veramente, ma molto più deboli. Ma veramente parecchio. E questa? Prega. Offrire anime alla tomba. Che è sta roba? Boh. Vabbè, poi provo anche a pregare. Gli do 2500 anime. Vediamo che succede. Allora, da questa parte. Prova a rotolare. Ah, qua c'è. Aia. Sono veramente sorpreso da quanto sono molto più difficili i nemici. Vabbè, proviamo a dargli questi 2500 anime e vediamo che succede.
E poi perché devo pregarlo? Ma aveva... Ah, ma così riappare. Ma che cavolo? Ma poi tra l'altro questo l'avevo anche ammazzato, quindi... Vabbè. Non so cosa ho fatto, non so cosa ho fatto, sinceramente. Proviamo la lancia. Beh, con la lancia li tolgo molto. Oh! Ma che cacchio! Ma come? Se n'è andato via? Adesso rivuole di nuovo 2500 anime, ma va a cagare. Sono quasi pentito di aver rifatto questa strada. Ok, riproviamoci. E che questo è un attacco molto lungo, nel senso che fa tanti attacchi e avanza. Quindi bisogna starli. Bastardo. Questo è brutto. Questo attacco è brutto. Facciamo così. Guarda che sono qua. Ora per giusto non morire come degli scemi, mi bevo anche una pozione. Questo forse è più che altro è... No, no! 8.000 anime mi ha dato. Ammazza. Armatura, guanti. Andiamo a vedere. Allora, io ho ancora la cotta di Dranglic. Dranglic. Questa sembra un pochino meglio, effettivamente. Sembra un pochino meglio. Scende sotto alcuni parametri, ma di poco ed è un pelino meglio negli altri. Vediamo i guanti. I guanti no. Sì, ma nulla di che, non è così poi così devastante. E il casco? No, niente, il casco niente. Era più bella quell'altra. Terrei quell'altra solamente per l'estetica. Tra l'altro qua è un percorso che prosegue. Sono ancora bloccato. Sono ancora bloccato. Tra l'altro, quella statua blocca il passaggio che dà qua sotto.
se io saltando mi buttassi giù, così non riuscirei già a vedere cosa c'è dall'altra parte. Facciamo un tentativo. Eccomi qua. Il problema poi sarà tornare indietro. Ma forse qua ci sono anche già stato. No? No? Ah, che scemo! Oh, oh, oh. Non riesco a capire come mai. Oh, qua ho rischiato. Ah, bene, ma non ho le palle di fuoco. Ok. Quasi quasi la faccio fuori con l'arco. Non tanto per le anime, ma perché volevo vedere cosa poteva darmi. Ah, qua c'è un'altra cassa. Tiriamoli sempre un colpetto, perché io ho paura che iniziano a mangiarmi le casse. Ha la barda nera da cavaliere, ma mi pare di averla. Sì, praticamente questa è quella che ho già equipaggiato, ma me l'ha ridata. Ho trovato la stessa arma. E qua? Qua devo fare un bel saltino di quelli fatti bene. Ok. Ok, e qua si ritorna al falò. Ora, visto che sono nell'area, mi butto anche giù di qua e vado dal vecchietto che c'era. È sparito. Qua c'era un vecchietto sulla sedia a rotelle, ci ho anche parlato. E è sparito. È sparito e niente, non c'è niente da fare. C'era però una porta da questa parte. Che adesso io non mi ricordo se avevo la chiave o meno, però magari. Magari adesso riesco anche ad aprirla. Ah no, è sempre chiusa. Però. Sinceramente. Mi sembra anche un po' rotta la porta. Quindi. Deve esserci qualcosa di strano qua dietro. Intravedo un essere strano, non saprei. Non lo so, è una cosa strana, sicuramente. Oh no, ma rotto. Queste pozze distruggono gli oggetti praticamente. E per ripararli poi è un po' un casino.
Allora, l'anello danneggiato era questo, che mi aumentava punti vita e quant'altro, e anche il carico massimo. Questo non è male. Questo qua mi aumenta le anime e la vita dei nemici, quindi me la tengo. Io provo questo. Anello del sole, accumula potere se il portatore è danneggiato, esplode, vabbè, in sostanza mi colpiscono, lui accumula potere e poi esplode danneggiando tutti quello che sta attorno a me. Ora, torno al picco terrestre e niente, piccolo video dove ho fatto un po' di... trovato una nuova armatura e niente, insomma, devo tenere a mente quella porta chiusa e la tomba che, vabbè, mi ha buttato nel cesso 2500 anime, però sembrerebbe che possa servire a qualcosa, quindi dovrò tenerla a mente. Niente, nel prossimo video si proseguo da questa parte, che è il punto dove avevo interrotto il video precedente. Niente, insomma, ci vediamo al prossimo video. Se il video è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video.